giro di boa per la 37esima edizione di Oro Arezzo, che ormai è metà del cammino per questa edizione 2016, tra malumori ma anche qualche soddisfazione. Il sentimento comune sembra essere un gran via vai di buyers, di visitatori, ma qualche calo nella vendita. È a corrente alternata, nel senso che qualcosa è venuto, ma anche parecchio, non ancora, speriamo ancora in bene, però non è proprio un grande giro di clienti, è un grande giro di curiosi, ma non di clienti. Sta andando abbastanza bene, c'è un buon movimento, ieri e sabato un buon movimento, già oggi un po' meno, però l'importante è che dentro agli stand entrano i clienti interessati, clienti che hanno bisogno dei nostri prodotti. È un buon movimento, ma per quanto riguarda le vendite invece com'è andata? Abbiamo avuto anche degli ordini e questo è positivo. Un bilancio positivo, molti buyer, devo dire che questa cosa è molto importante per noi operatori. Un bel movimento, interesse. Per quanto riguarda le vendite, purtroppo il nostro mercato è un po' calmo, questo lo sappiamo. Dobbiamo differenziarci con la qualità, con la creatività e sicuramente questa cosa paga. Essendo una fiera piccola, è una fiera buona perché il cliente fa presto a vedere quello che c'è, si fa subito un'idea e ha la possibilità di decidere molto rapidamente, e questo è positivo, cosa che purtroppo a Vicenza, essendo talmente grande, talmente dispersiva, perché uno diventa pazzo, lì è questione più di fortuna che di qualità del prodotto. Qui invece, se il cliente è professionale, sa come muoversi. Il momento, come sappiamo, è particolare per questo comparto perché fondamentalmente ci sono certi paesi dove abitualmente le nostre aziende esportano che hanno delle condizioni politiche non proprio stabili. Proprio per questo abbiamo cercato anche in questo evento di Oro Arezzo di portare buyers provenienti da paesi diversi per far sì di dare la possibilità alle nostre imprese di poter aprire e accedere a nuovi mercati.